Buongiorno a tutti, sono molto contenta oggi di aprire questa conferenza stampa e di aver ospitato la dottoressa Marina Rizzo, che è presidente della Società Italiana di Medicina di Genere nelle Neuroscienze. Una società diciamo molto di avanguardia perché appunto tratta il tema della medicina di genere che fino a qualche anno fa, nonostante la dottoressa Rizzo è partita diciamo da quasi diciamo 15 anni insomma con questo lavoro, in realtà è stata fatta una grande opera di informazione e di comunicazione per diffondere questa scienza che fino a qualche anno fa era poco conosciuta, ma grazie proprio all'impegno di società e associazioni come la sua hanno stimolato anche la politica ad interessarsi a questo tema e oggi la medicina di genere è entrata proprio nel nostro vocabolario istituzionale. Come sapete, la medicina di genere studia le differenze tra donne, uomini, bambini e anziani nell'espressione della malattia, sia per gravità, per incidenza e per risposta alle terapie, sia in termini quindi biologici, ma anche in termini sociali e culturali. E quindi, naturalmente, noi qui alla Camera abbiamo lavorato, anche noi abbiamo fatto la nostra parte, perché appunto nel giugno scorso sono stati attuati, grazie al Ministero della Salute, i decreti attuativi del piano di medicina di genere e quindi adesso diciamo noi siamo un'avanguardia anche a livello nazionale per l'applicazione di questo piano e dobbiamo ringraziare appunto società come quella della dottoressa Marina Rizzo perché ci ha permesso proprio di portare questo tema anche a livello delle istituzioni. Quindi lascerei la parola a lei per illustrarci questa società e quello il suo lavoro che svolge. Grazie. Grazie molte. Onorevole Bologna, di questo invito, io sono molto lieta di poter presentare la SIMEGEN, la Società Italiana appunto di Medicina di Genere e le Neuroscienze, che ha al suo interno professioniste neurologhe, ma anche neuroradiologhe, neurochirurghe, di tutte le operatrici e gli operatori che lavorano nell'ambito delle neuroscienze, per studiare appunto le differenze di genere, ma anche di sesso, come vedremo noi. La SIMEGEN non ha fini di lucro, diciamo che come finalità istituzionali ha lo studio appunto della medicina di sesso e genere nell'ambito delle neuroscienze e diciamo che vuole lavorare con una interdisciplinarietà. Faccio subito la premessa sul che cos'è la differenza tra sesso e genere. Il sesso riguarda i cromosomi, riguarda gli ormoni, riguarda tutta l'attività riproduttiva dell'uomo e della donna, mentre il genere è il contesto nel quale la persona si muove, quindi è un aspetto soggettivo delle proprie reazioni a una realtà che è molto anche soggetta a situazioni politiche locali, a situazioni appunto contestuali che possono modificare delle credenze, delle realtà locali che condizionano le scelte e gli atteggiamenti della persona. Quindi noi con la SIMEGEN vogliamo studiare sia le differenze di genere, senz'altro, ma principalmente le differenze di sesso, cioè tutto quello che comporta le modifiche biologiche che, come vedremo, sono responsabili di diverse evoluzioni delle malattie e di diversa risposta ai farmaci. Noi lavoriamo per il miglioramento continuo degli standard di qualità, appunto con attenzione al genere e della presa in carico del paziente, della persona, con attenzione proprio alle sue caratteristiche peculiari. Altri obiettivi sono quello di attivare delle
conferenze, corsi di formazione, di diffondere questa cultura sull'attenzione alle persone con le loro caratteristiche. Non abbiamo il malato, ma abbiamo il malato donna e il malato uomo, e poi vedremo, abbiamo anche i transgender, abbiamo i ragazzi e abbiamo delle variazioni che sono anche tipiche dell'età della persona. Per cui dobbiamo stare molto attenti a inquadrare la persona non solo nel sesso ma anche nella fascia d'età. Le nostre attività, oltre che di diffusione con i corsi di formazione, vogliono rivolgersi anche a un'attività di edizione, quindi con la pubblicazione appunto di fascicoli che possano dare un continuum sul quale si possa fare realmente formazione. La Simegen è nata nel 2016 in seguito all'attività di una rete attiva, continua di operatrici che è Donne in Neuroscienze. Questa si è costituita nel 2012 e in seguito al lavoro comune di tutte le operatrici di sesso femminile che lavorano nell'ambito delle neuroscienze e accanto ai medici abbiamo le psicologhe, le terapiste, i tecnici di neurofisiologia, i tecnici di radiologia. Con la Simegen abbiamo sì cercato di attenzionare tutte le problematiche appunto legate alle differenze tra i sessi e il genere, ma anche di valorizzare le condizioni lavorative della donna, e quindi abbiamo lavorato anche sul sociale. In questi anni, dal 2012, quando abbiamo iniziato le attività di formazione, sono stati realizzati in diverse città d'Italia con diverse professioniste, con un aspetto sempre multidisciplinare, una serie di eventi. In realtà ne abbiamo messi a punto 18 in questi anni. Dal 2016, da quando è stata costituita la Simegen, abbiamo realizzato ad oggi 12 eventi in diverse città italiane. E la caratteristica della Simegen è quella di essere prevalentemente medici, ma anche biologi, ma anche operatori che si occupano in maniera prevalentemente scientifica dell'argomento delle neuroscienze. La Simegen accoglie sia persone di sesso maschile che di sesso femminile, a differenza delle donne in neuroscienze. Abbiamo avuto una serie di incontri prevalentemente in tutta la penisola, dal nord a sud, con delle città che hanno visto una maggiore attività, una maggiore produzione, e questa è stata sicuramente Bergamo e Palermo, ma abbiamo avuto incontri anche a Messina, a Catania, ma anche a San Benedetto del Tronto, a Como. Tutta l'Italia è stata attraversata dall'entusiasmo delle donne in neuroscienze prima e degli operatori della Simegen. La Simegen ha avuto un suo esordio importante, perché nel 2016, dopo la sua costituzione, siamo stati ospitati presso l'IRCS Mario Negri dal professore Garattini, nel quale ci ha messo a disposizione la sua professionalità e ci ha consentito di collaborare col suo staff e con le persone che appunto si occupano di ricerca all'interno del Mario Negri, e abbiamo realizzato un incontro di 2 giornate molto proficuo, dove sono state evidenziate delle peculiarità, proprio delle terapie che sono diverse nella donna in età fertile, nella donna in menopausa, con risposte anche di emivita diversa dei farmaci, se la donna è in una fase
premestruale o postmestruale. Da questo diciamo, la conoscenza e l'attenzione a queste problematiche deve farci capire come non possiamo più curare allo stesso modo gli uomini e le donne, e abbiamo ancora tantissima strada da fare, ma sicuramente non possiamo né arrenderci e né diciamo non continuare con questo entusiasmo, anche perché non è più il tempo di dare una medicina identica a una donna che pesa 40 kg, a un uomo che pesa 150 kg, come avviene normalmente nella pratica clinica. E abbiamo il secondo evento invece del 2016, si è realizzato anche in un altro, anche questo in un contesto molto importante, che è l'Istituto Superiore di Sanità. C'è stata proprio una collaborazione attiva con gli esponenti dell'istituto e abbiamo messo a punto una serie di punti fermi su cosa è necessario fare, su come dobbiamo approcciarci alle malattie neurologiche, dall'ictus al Parkinson, alla demenza, alla cefalea, e vediamo sempre più come differenze che andiamo a cercare, troviamo delle realtà che prima erano inaspettate. Noi abbiamo sicuramente la cefalea, che è prevalentemente presente nelle persone di sesso femminile, invece vediamo come gli estrogeni in qualche modo proteggono le donne dal Parkinson, mentre le donne sono più affette dalla demenza. Tutte queste caratteristiche non possono essere sottaciute o non prese in considerazione, perché sicuramente la medicina del futuro sarà una medicina guidata proprio dalle differenze di sesso in particolare. Abbiamo poi realizzato una serie di eventi, come dicevo, dalla Sicilia a Bergamo, a Milano, a Como, a San Benedetto del Tronto, a Terni, e ci siamo così insieme alle colleghe che lavorano in realtà diverse, ma che sono tutte unite da uno spirito di lavoro comune, con una sorta di collaborazione attiva, di solidarietà, di sostegno, siamo riuscite in poco tempo a realizzare una serie elevata di eventi, e questi continuano con una diffusione sempre più allargata di tematiche che fino a poco tempo fa non erano ma assolutamente prese in considerazione. Nel 2017 siamo stati, oltre che a Palermo, a Milano, parlando anche dell'aspetto della neurochirurgia oltre che della neurologia, e poi abbiamo concluso il 2017 appunto a San Benedetto del Tronto. Nel 2018 abbiamo avuto un interessantissimo incontro a Siena studiando le diverse malattie abbiamo evidenziato come un problema molto importante è quello del dolore. Il dolore ha delle caratteristiche assolutamente diverse nell'uomo e nella donna, come vedremo successivamente, ed è stato un tema spesso affrontato nei vari incontri, nei vari congressi e nei corsi di formazione che abbiamo tenuto nelle varie città italiane. Il 22 settembre a Bergamo del 2018 si è tenuto un importante incontro sulla neuroinfiammazione, sulla neuroplasticità e sulla neuromodulazione, e diciamo che sono aspetti ancora poco studiati secondo appunto le differenze di sesso e genere, e non ci stanchiamo mai di porre così l'attenzione e di stimolare tutta la comunità scientifica nel nostro campo, appunto in quello delle neuroscienze, a attivarsi sempre di più, a studiare in maniera dettagliata le persone di sesso maschile e di sesso femminile.
A Palermo quest'anno, nel 2019, abbiamo avuto il primo congresso della medicina di genere, della CIMEGEN, il primo congresso nazionale. Ci siamo dedicati al Parkinson e alla demenza, come dicevo, due malattie che hanno delle manifestazioni completamente diverse. E la demenza è più frequente nelle donne, come dicevo, e il Parkinson sicuramente è più frequente negli uomini. Anche le manifestazioni delle espressioni cliniche della malattia, degli effetti collaterali, delle risposte farmaci, abbiamo visto come sono completamente diversi. Numerosi professionisti, numerosi esperti si sono incontrati con un approccio sicuramente e realmente multidisciplinare, perché la persona col Parkinson, così come la persona con altre malattie, non ha soltanto un problema neurologico, ma un problema contemporaneamente che può interessare il cuore, un problema respiratorio, un problema gastrico, un problema intestinale, un problema di deglutizione. E così via. Per cui è importante che vari specialisti si concordino tra di loro una linea comune. Faccio un esempio che per noi è un esempio oramai ben conosciuto, ma che purtroppo ancora oggi nella comunità scientifica non è ben gestito. Nelle persone col Parkinson noi abbiamo la terapia dopaminergica, che è indispensabile per consentire una normale motilità, un quotidiano che possa garantirgli una buona qualità di vita. Queste medicine in qualche modo determinano un abbassamento della pressione, una riduzione dei valori pressori, in particolar modo quando si sta in posizione retta e si sta fermi, come può stare fermi in una fila oppure fermi in chiesa. Queste persone spesso vengono trattate con una politerapia. Allora abbiamo l'antipertensivo, abbiamo il beta bloccante che riduce la frequenza, abbiamo, se sono di sesso maschile, abbiamo farmaci per la prostata. Tutte queste medicine insieme, a parte creare conflitti terapeutici, determinano una caratteristica che è quella di un'ipotensione ortostatica, prevalentemente appunto un abbassamento della pressione nella stazione retta, con una frequenza di perdite di coscienza, di sincopi, di lipotimie, di cadute, con traumi che possono essere banali ma che possono essere anche diciamo più complessi. E anche in questo caso l'uomo e la donna si comportano in maniera diversa. E allora è fondamentale per una buona qualità di vita delle persone che hanno condizioni di salute con la quale possono avere un buon quotidiano, che gli specialisti si confrontino insieme e che non stiano più in maniera separata a portare avanti così molto rigidamente l'aspetto che compete alla loro patologia, ma che entrino in un atteggiamento di reale multidisciplinarietà, perché alla fine devono curare la persona, devono curare chi ha una serie di piccoli disturbi che, se non sono ben gestiti, diventano problematiche gravi e serie. Questo è quello che noi stiamo portando avanti da tanti anni. Abbiamo avuto a Palermo una tavola rotonda molto interessante che ha visto gli ultimi 20 anni della storia del Parkinson, dal 2009 al 2019. E gli studiosi si sono succeduti proprio a vedere quali sono gli aspetti che sono cambiati e quali sono invece gli aspetti che sono i pilastri delle terapie e che modificandosi in vari aspetti, però nella sostanza alcune medicine restano negli anni. Un interessantissimo convegno l'abbiamo fatto nell'ottobre di quest'anno al Grattacielo Pirelli, ospiti del Consiglio della Regione Lombardia. E anche qui si è avuta una importante e nuova relazione con le istituzioni, dalle quali non si può prescindere, come diceva l'onorevole Bologna, perché è fondamentale che gli
gli scienziati, i ricercatori, i medici, sia nei laboratori ma anche a letto del malato, possano avere il sostegno, così come sta avvenendo, delle istituzioni che aiutano a portare avanti tutto quello che normalmente noi sperimentiamo nel nostro quotidiano di medici. E allora abbiamo avuto un sostegno appunto delle istituzioni a Milano, ma sicuramente lo stiamo avendo qui a Roma, e di questo siamo molto grati all'onorevole Bologna. La Simegen ha realizzato un interessantissimo convegno a Bergamo, sempre quest'anno, sulla coscienza e sugli stati della coscienza. La perdita della concentrazione, della memoria, la perdita del sé, che noi sperimentiamo quotidianamente nelle persone che vengono colpite da varie forme di demenza, ci fa vedere come c'è una coscienza che è intermittente, delle persone che hanno periodi di blackout e poi riescono a recuperare. È stata sviscerata in maniera molto analitica e molto diciamo profonda, la coscienza sia nello stato fisiologico che nello stato parafisiologico, sino ai stati patologici e gravi. Sono stati studiati gli aspetti del sonno, sono stati studiati gli aspetti dell'abuso di sostanze e di tutto quello che può alterare la coscienza, senza perdere di vista la possibilità anche di tecniche di assolutamente innovative dei tentativi di risveglio del coma. Sono aspetti che normalmente si è abituati a vedere come delle manifestazioni togliendole dalla persona. Noi curiamo la demenza, invece ci dobbiamo rendere conto che noi non abbiamo la demenza estrapolata dalla persona, ma abbiamo persone che hanno problemi di declino cognitivo, di demenza, di attenzione, e sono persone e hanno manifestazioni diverse, hanno risposte farmacologiche diverse, e questo ci deve portare obbligatoriamente ad attenzionarle in maniera particolare, in maniera soggettiva, perché abbiamo davanti una persona, non abbiamo davanti la malattia. Nel 2019 abbiamo realizzato anche un interessante convegno, il 12 ottobre al Comune, ospiti della consigliera delle pari opportunità del Comune, e abbiamo fatto un corso di formazione innovativo, perché abbiamo lavorato con i giornalisti medico-scientifici si è creata proprio una sinergia con l'Ordine dei giornalisti di Milano, per cui il corso è stato accreditato presso l'Ordine dei giornalisti, ed è una cosa molto importante, perché noi abbiamo da un lato chi lavora, da un lato chi studia, da un lato chi sperimenta, e dall'altro lato chi illustra, chi racconta cosa avviene. E allora qua ci deve essere una forte sinergia ed è fondamentale la collaborazione. I giornalisti hanno ritenuto di grande importanza l'attenzione alle fonti che possono dare così notizie sulla scienza, per evitare purtroppo che ci sia una diffusione enorme di realtà che non corrispondano a quello che è il mondo scientifico porta avanti, con purtroppo grosse ripercussioni, perché se non vengono fatte determinate terapie e vengono invece somministrate delle sostanze che in realtà non hanno nessun effetto farmacologico, si mette in pericolo la vita della persona. E allora è obbligatorio questa sinergia che noi abbiamo
cominciato come Simengen a realizzare a Milano, ma che vogliamo portare avanti in tutta l'Italia, di questa stretta collaborazione con i giornalisti scientifici, proprio per diciamo, trovare un linguaggio comune che possa realmente diffondere la scienza e gli atteggiamenti scientifici contro le bufale di cui purtroppo spesso è pieno il web. La Simengen non ha soltanto un impegno scientifico, ma con l'attenzione alle differenze di genere in questo caso, ha un impegno anche nel sociale. Nel 2016 abbiamo realizzato un incontro con le istituzioni comunali, questa volta della città di Palermo, per capire cosa fare contro diciamo quello che abbiamo definito la mercificazione delle bambine. E quindi abbiamo creato una collaborazione insieme agli insegnanti, ai pedagogisti, ai neuropsichiatri infantili, alle istituzioni, per portare avanti delle strategie che possono diffondere anche, per esempio, la cultura dell'affido familiare, che è una realtà di cui purtroppo si parla poco. E sempre nel 2016 è iniziato con la rete cittadina antiviolenza e con le associazioni femminili del territorio e con i club service che si trovano in tutte le città, un progetto per capire quali possono essere le strategie per combattere la violenza. Abbiamo realizzato un percorso in 4 tappe, il primo è stato proprio nel fine anno del 2016 ed è stata la prima rilevazione della violenza. Come far emergere questa sofferenza della donna? E allora insieme all'Associazione Donne Medico abbiamo ideato una collaborazione anche con i medici di famiglia, persone che vedono frequentemente i loro assistiti e con i quali si può creare sicuramente una sinergia. E allora stiamo da un lato formando i medici di famiglia a saper cosa fare quando si trovano davanti a una persona che ha avuto delle violenze sia fisiche ma anche psicologiche, e poi informarli proprio della rete cittadina che esiste e che può sostenere in vario modo le persone che sono abusate. E quest'anno la Fondazione Con il Sud ha sostenuto un progetto che si è associato alle realtà che già esistevano, potenziandole, quindi estendendo questa rete in tutta la provincia in modo da avere più sportelli operativi e avere delle case rifugio di quando è necessario. E questo ci ha consentito di ampliare l'offerta per queste necessità. Nel 2017 abbiamo portato avanti altri 3 incontri, sempre con gli addetti ai lavori, quindi con esperti, e c'è stato un corso di formazione cittadino, perché anche i medici che lavorano per esempio nei pronto soccorsi o che lavorano nei reparti possono non rendersi conto di quello che accade ai loro assistiti se non sono appunto formati a capire, a chiedere, ad approcciarsi in modo corretto e a poter aiutare. Abbiamo fatto un altro incontro che era quello dell'accertamento della violenza, appunto nei pronto soccorsi, ma anche nei centri di ginecologia, così come nei reparti di medicina legale. E poi abbiamo invece preso un altro capitolo molto importante, che è quello della presa in carico della persona che ha subito violenza. E abbiamo voluto insieme agli uomini organizzare questo percorso e siamo state sostenute da alcune associazioni,
una in particolare, Noi uomini contro la violenza sulle donne, per dare la parola ai maltrattanti, proprio per capire come uscire da questi atteggiamenti di maschilismo. E questo percorso non si è fermato chiaramente negli anni passati, ma è andato avanti, e noi abbiamo realizzato un volume dove si può conoscere come l'avvocato può aiutare, come il medico può sostenere la donna, come è strutturato il percorso, che spesso è sconosciuto a molti. La collaborazione tra tante persone, è chiaro che non si può lavorare da soli, ma l'entusiasmo e la voglia di sostenere chi è, subisce violenza sicuramente è elevata, e quindi va tutto a buon fine, con sicuramente sempre più persone che riusciamo ad aiutare. Nel 2017 abbiamo anche realizzato, sempre in seguito ai suggerimenti delle istituzioni, degli eventi in occasione della giornata della salute della donna. E anche in questo caso noi ci rivolgiamo agli adolescenti, alle ragazze, alle bambine, e vogliamo partire dal lavoro comune, e questa è una cosa che stiamo continuando anche di recente, perché è a scuola che si comincia a lavorare insieme. A scuola si comincia a stare insieme, si creano quelle realtà e quelle insieme rapporti che portano poi l'uomo e la donna ad essere strutturati in un certo modo. Quest'anno l'incontro è avvenuto il 26 novembre, dal titolo Il giorno dopo la violenza abbiamo avuto le testimonianze di donne medico violentate in guardia medica, questo terribile problema che ancora non trova soluzioni, ma abbiamo voluto con un atteggiamento proprio propositivo dare testimonianza nelle scuole di chi è stato abusato, e contemporaneamente fare un lavoro con dei progetti anche ludici, fare sport insieme, creare squadre miste dove i ragazzi e le ragazze già dalle scuole elementari e poi anche le medie e poi le superiori cominciano a collaborare realmente, rispettandosi reciprocamente, perché questo è l'aspetto principale per poter avere delle relazioni sane. La collaborazione avviene con altre società scientifiche, e chiaramente non siamo isolati, collaboriamo con la Società Italiana di Neurologia, col gruppo di medicina di genere, con la Società delle Neuroscienze Ospedaliere, col gruppo di medicina di genere e con tante altre associazioni, e abbiamo anche dato il patrocinio a degli eventi come Neurosa o altri eventi che vogliono porre all'attenzione appunto non soltanto la donna, ma le differenze uomo-donna, perché noi non vogliamo curare delle persone di sesso femminile, noi vogliamo studiare una medicina, come diceva l'incontro che è stato realizzato all'Istituto Superiore di Sanità, una medicina di genere specifica per attenzionare tutte le problematiche dell'uomo e della donna. Sappiamo oggi, per esempio, che l'osteoporosi non è una malattia esclusiva delle donne, ma tanti uomini non controllano un esame che è assolutamente banale e di poco costo, che è quello della calcemia, e possono evitare, specialmente dopo 70 anni, le fratture vertebrali che sono assolutamente invalidanti, quindi anche l'uomo soffre di osteoporosi, che non è soltanto una manifestazione, una patologia d'appannaggio del sesso femminile, lì dove invece alcune manifestazioni che noi conosciamo con delle caratteristiche tipiche, ma che sono del sesso maschile, come l'infarto, conosciamo il dolore alla spalla, il dolore al braccio, il dolore precordiale, quando spesso la donna invece non ha queste manifestazioni, e l'infarto della donna può esordire con un dolore gastrico che non viene diagnosticato. Difatti abbiamo un'elevata mortalità
delle donne per infarto cardiaco. E allora diffondere questa cultura è fondamentale, è assolutamente indispensabile. Abbiamo chiaramente creato una serie di gruppi di lavoro e continuiamo a aumentarli, a diffondere la cultura e spingiamo le giovani donne a partecipare, a realizzare eventi e a diffondere la cultura. È un aspetto che mi sta particolarmente al cuore, per il quale vorrei coinvolgere qui l'onorevole, è il problema delle difficoltà dello studio degli uomini e delle donne e in particolare il problema del dolore. Gli uomini e le donne hanno delle caratteristiche ormonali completamente diverse, mentre nell'uomo il testosterone, l'ormone principale, è più o meno costante dalla pubertà sino all'età avanzata, fino ai 70 anni circa, nella donna ci sono notevolissime differenze delle risposte ormonali nel corso della vita, dal menarca, e ci sono delle fluttuazioni nella fase pre e post mestruale, durante la gravidanza e durante la menopausa. E non si può non tenere conto di questi aspetti. E anche il dolore ha delle risposte diverse e abbiamo visto il ruolo degli estrogeni che è fondamentale in queste manifestazioni dolorose. Però ancora oggi non ci sono studi, perché è difficile studiare la donna nelle diverse fasi. Nella donna deve essere studiata in maniera diversa nella fase premestruale e postmestruale, nella fase della gravidanza, nella fase del menopausa. Quindi noi abbiamo quattro modelli diversi rispetto all'uomo, che è più o meno costante. E questo ha portato al fatto che noi non conosciamo come la donna risponde al dolore. Noi sappiamo che la donna, per esempio, cominciamo a sapere che ha bisogno di una quantità maggiore di morfina per avere una risposta al dolore, ma questo si sa soltanto da alcuni studi fatti in laboratorio con i ratti. Sulla pratica clinica noi non abbiamo nessuna indagine, nessuna risposta. E questo è quello che noi vorremmo fare, proprio perché nelle varie fasi della vita abbiamo delle risposte completamente diverse, proprio in base alle differenze biologiche, differenze di sesso, differenze legate agli ormoni. E noi vediamo come invece fino alla pubertà i ragazzi e le ragazze hanno le stesse manifestazioni algiche e dopo la pubertà cambiano completamente. E durante le fasi del ciclo mestruale le donne sono molto più sensibili e sono molto, per l'attivazione di mastociti, e sono molto più soggette a sintomatologie algiche. Noi vediamo come appunto le differenze di sesso, il dolore e gli ormoni sono fondamentali nelle emicranie, per esempio, con una manifestazione sicuramente 5 volte maggiore nella donna rispetto all'uomo. Si continua a lavorare insieme, come questa diapositiva dimostra, con questi tavoli tecnici di lavoro comune. Vogliamo portare avanti questo studio prevalentemente sul dolore neuropatico e vogliamo trovare la strada per poter studiare proprio le differenze dell'uomo e della donna nelle diverse fasce d'età, perché solo così sapremo come poter curare meglio le persone che noi abbiamo davanti. Corsi di formazione CM continuano anche nel 2020, il prossimo sarà il 6 marzo a Verona, un vestito su misura per uomo e donna, realtà a confronto, è il titolo del prossimo incontro che faremo a Verona l'anno prossimo, nel 2020. La Simegen è aperta a tutti gli operatori delle neuroscienze che sono interessati a uscire fuori dalla loro rigida gestione degli ammalati e dalla tipica e automatizzata oramai cura che
portiamo avanti da anni, ma che con difficoltà sicuramente maggiore per le persone non più giovani, per i professionisti che hanno strutturato il loro modo di curare i loro ammalati, vogliamo che ci sia una maggiore attenzione sicuramente alle differenze di sesso per curare in maniera migliore sia gli uomini che le donne. Grazie, grazie alla dottoressa Marina Rizzo. Marina Rizzo che ci ha fatto davvero un viaggio, ci ha fatto fare un viaggio in questa società di medicina di genere e delle neuroscienze, che però è un viaggio di vita, perché effettivamente non solo ci ha fatto ripercorrere tutte le tappe, diciamo dal bambino all'adulto, tutte le tappe più importanti di quelle che sono naturalmente le fasi delle neuroscienze, come si applicano, diciamo, sia alle varie età e sia alle varie problematiche. Abbiamo attraversato quindi il mondo del bambino con le sue peculiarità, il mondo dell'adulto, della donna e dell'uomo, dell'adolescente, e non solo da un punto di vista clinico ma anche da un punto di vista sociale, con tutte le problematiche di grande attualità che coinvolgono anche la politica, perché io sono d'accordo con la dottoressa Rizzo, le istituzioni non possono fare a meno delle società scientifiche, delle associazioni e delle società italiane che si formano proprio per studiare, come anche le società naturalmente si rivolgono a noi affinché noi possiamo poi effettivamente riportare nelle norme i problemi. E lo abbiamo fatto, devo dire, sia col Piano Nazionale di Medicina di Genere, che è un grande traguardo, sia perché appunto approccia il problema proprio come le società come la società della dottoressa Rizzo ci ha spiegato, cioè non solo con un approccio clinico ma anche con un approccio sociale. E poi naturalmente è importante anche il discorso della violenza, sia quella contro i sanitari, per la quale appunto stiamo proponendo un disegno di legge ad hoc che verrà a breve approvato, e sia per quanto riguarda la violenza contro le donne, che insieme alla Commissione Giustizia naturalmente abbiamo approcciato con il codice rosso. Quindi sono tutte tematiche di estrema attualità che andiamo ad affrontare insieme. E per ultimo ma non ultimo, il problema del dolore nella nostra società, che è sempre più presente, legato anche a una differenza proprio nell'approccio a questo dolore da parte della donna, da parte dell'uomo e da parte dell'anziano, ed è sicuramente importante, abbiamo avuto già in altre occasioni modo qui alla Camera di parlare, diciamo, di questa tematica, sintomo proprio che è una tematica anch'essa di grande attualità e che sarà una tematica per il futuro, per cercare appunto insieme anche delle soluzioni. Quindi per concludere posso dire che sicuramente la medicina di genere e la medicina di genere anche nelle neuroscienze è sicuramente un obiettivo strategico per la sanità pubblica, per le istituzioni, per garantire proprio l'appropriatezza con azioni concrete, specifiche sullo stile di vita e sull'ambiente, in un'ottica naturalmente di prevenzione, per garantire efficienza, efficacia nelle cure e con la promozione della ricerca e della formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari, ma anche dei cittadini, andando verso una medicina sempre più personalizzata che grazie alla medicina di genere si sta evolvendo in maniera molto rapida e veloce. Quindi ringrazio ancora la dottoressa Rizzo per essere venuta qui alla Camera, è stato un onore, un piacere, e continuiamo nel nostro percorso, sicuramente avremo modo di lavorare sempre insieme continuando su questa strada. Grazie. Io ringrazio l'onorevole Bologna per questa opportunità e sicuramente percorreremo ancora strada insieme con l'obiettivo di una migliore qualità di vita. Grazie.